Le notizie, se non sono riportate, non hanno nessun impatto. Tanto vale che non fossero mai accadute. Ben ritrovati cari amici anche oggi in cucina con Chiara. Ciao, ben Chiara. Grazie tesoro, perché oggi dobbiamo preparare una ricetta, anche questa molto sfiziosa come quella di ieri più o meno. Ma semplicissima e velocissima. Sì, perché è il polpettone al tonno. Sì. Questa ricetta veloce veloce, dici gli ingredienti subito subito così i nostri amici da casa prendono subito nota. Benissimo, pane grattugiato, 2 uova. Oh, bene, 2 uova. Maionese, poi ci servirà per condirla. Sì, sì, è pochina, dimostrativa. Poca. Tonno. All'olio di oliva, rigorosamente. Bene. Anche perché utilizzeremo poi l'olio che è all'interno. Ok. E poi abbiamo del prezzemolo tritato. Un po' di grana. Sì. E un po' di latte. E un po' di latte, sale ovviamente. Un pizzico, così. Il nostro per amalgamare un po' di olio d'oliva extravergine. Bene, allora intanto cari amici, ben ritrovati oggi ancora nella cucina di Chiara. Chiara, ieri la tua ricetta, ieri era un primo, le farfalle con carote hanno riscosso un successo, dice grazie di tutti amici, amiche, grazie per averci fatto vedere questa ricetta veloce, e mi chiedevano però in alternativa ad esempio alla panna che abbiamo utilizzato che cosa poter utilizzare. Anche una salsa allo yogurt greco, per esempio. Ah, bene. O al posto delle carote, le zucchine magari. Le zucchine, quindi variante ortaggio con zucchina e crema di formaggio, una qualsiasi sì. Crema, va bene, è un'alternativa anche yogurt greco. Quindi, amici da casa, chi di voi mi ha chiesto questa variante, ecco pronta dalla nostra Chiaretta. Vai Chiara, come iniziamo, allora, iniziamo questa preparazione? Prendiamo il nostro pane grattugiato. Sì, quindi lo mettiamo in questa ciotolina. Pan grattato, panura. Più o meno 200 grammi, poi voglio dire a seconda delle persone per le quali si prepara, eh? Sì. Quindi pan grattato. Dopodiché andiamo a mettere il nostro tonno. E lo mettiamo tutto, anche l'olio, eh? Ok, olio e tonno, quindi direttamente dalle scatolette, vero Chiara? Va versato con tutto il contenuto all'interno dell'impasto. Prendiamo anche il nostro latte e lo versiamo. Bene, ok, io sposto un po' di cose, questo poi ci servirà dopo per servire. Il formaggio, giusto per insaporire. Ok, basta. Sì. E andiamo a rompere le nostre uova. Rompiamo le uova, le possiamo mettere qui, guarda, direttamente. Ok. Ecco qua. Bene, 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 guardate che carino questo polpettone, facile, facile. Ah, tutto intero, sì, quindi tutto non si butta nulla di questo uovo. Il che ci fa molto piacere, perché ieri Chiara con te parlavamo anche dello spreco, il rapporto con lo spreco, in particolare della raccolta differenziata, quindi invitiamo anche coloro i quali ci stessero guardando, so che tanti di voi sono molto bravi, la fanno di già, e chi non la facesse, mi raccomando, prendete spunto, dai qualche dritta Chiara, dai, veloce sulla raccolta differenziata. Abbiamo 4 tinozze, si okay. Chiamano credo, e in ognuna di queste tinozze vanno messe, in una per esempio, in quella blu va messa la plastica e l'alluminio, in quella bianca la carta, tutto ciò che si può riciclare, sì. E poi molto importante anche l'umido, quindi certo. La tinozza marrone dove si mettono tutti gli scarti, insomma, del pranzo, della cena, si mettono assolutamente tutti, assolutamente, quindi non so, insieme alla plastica potete anche aggiungere le lattine, insomma tutto l'alluminio o comunque i materiali attinenti a questa tipologia. Vi ricordo amici cari, se mai vi foste persi qualcosa, intanto la ricetta di ieri con Chiara, che erano le farfalle con crema di salmone e insieme a tutte le altre che avete già
visto delle nostre amiche, le potete ritrovare sul nostro sito www.acasatua.tv. Chiara, un sito visitatissimo, mi fa molto molto piacere. Sono questo. Sono contenta anch'io. Sì, sì, anche perché ci danno anche altri suggerimenti sulla scia di quelle che sono le ricette che noi riproponiamo. Tanti amici ci segnalano le loro varianti, oppure qualcuno dice io ci metto questo piuttosto che quello, e in cucina si dà anche respiro a quelli che sono i propri gusti personali o comunque anche le materie prime a disposizione. Certo. Perché ti capita spesso di improvvisare le cene con quello che hai, visto che tu... Sì, anche perché i ritmi di lavoro sono quelli che sono, magari non si ha tempo di andare a fare la spesa, magari, non lo so, settimanalmente o un giorno sì, un giorno no, e quindi capita magari di dover cucinare velocemente, per giunta con quello che è in frigo. Certo, quindi nella dispensa. Ecco perché scelgo anche spesso di riproporvi ricette facili. Oggi sono tempi un po' duri, si corre, quindi ricette facili, semplici, da poter realizzare con un minimo di gusto, anche perché no, delle importanti anche sostanze nutritive che sono fondamentali poi per tenerci in piedi con questi ritmi frenetici. In questo caso oggi abbiamo utilizzato ad esempio il tonno, che come sapete bene è ricco di omega 3, quindi proprietà benefiche allo stato puro che servono per mantenere soprattutto le funzioni intellettive alte. E tu che sei una giornalista che ha molto sbattimento nel raccogliere poi le informazioni, assemblarle, fare anche il sunto, cioè come funziona in realtà? Sono fondamentali le agenzie di stampa, quindi le agenzie di stampa già forniscono la notizia per quella che è, però poi tra virgolette la bravura la fai tu, sta nel riassumere la notizia in 4-5 righe al massimo, perché poi un radiogiornale al massimo dura 4 minuti, quindi uno in 4 certo. minuti bene o male deve riuscire a fornire certo. una panoramica generale. Ecco, sì. Delle vicende, delle ultime vicende accadute. Voi fornite un panorama di notizie territoriali, però e non solo, giusto? Spaziate anche su quelle che sono le notizie più importanti. Sì, anche a livello nazionale, se c'è qualche notizia che magari richiama la Calabria per qualcosa, non la riprendiamo sicuramente. Certo, comunque puramente territoriale, ecco, fate molto leva sì, su quelle locale. Che sono assolutamente importanti, anche perché ci fanno spesso tenere sotto controllo tutto quello che in realtà poi ci sfugge, no? Nelle nostre province, nelle nostre città ci sfuggono alcune notizie che invece i nostri giornalisti pronti, soprattutto quelli radiofonici, che in realtà i radiogiornali sono più frequenti anche rispetto sì. a quelle che sono invece ogni le notizie. Ora o anche ogni mezz'ora c'è l'appuntamento flash, insomma, certo. quindi ovviamente bisogna stare dietro proprio al flash della notizia, perché quando la notizia è fresca va data, quindi tra virgolette la radio brucia anche quelle che sono le notizie televisive, perché noi abbiamo l'opportunità di darle subito e di informare subito. Certo, bene bene, intanto cari amici stiamo sempre preparando il nostro polpettone al tonno, oggi è così semplice in realtà che io non ti sto aiutando per nulla, sto guardando come posso fare poi a mi dovrai dare una mano poi per chiudere il nostro fantastico, lo chiamiamo caramellone, dai. Caramellone di tonno, va sì, bene, va bene. Perché adesso l'impasto è pronto, abbiamo amalgamato tutti i nostri ingredienti, adesso prendiamo sì. questo tovagliolo ben pulito. Sì, allora sposto un po' sì. queste cosine qui. Senti Chiara, quindi abbiamo messo circa 200 grammi di pan grattato. Di pan grattato, giusto. Due scatolette di tonno sott'olio, quindi all'olio d'oliva rigorosamente. Sì. Poi abbiamo aggiunto una manciata di prezzemolino tritato fresco. Sì, e un po' di grana. Un po' di grana. La noce moscata invece? Ah, quando... a proposito, brava, mi hai fatto ricordare. Ah. Stavo dimenticando la noce moscata. Ma lo sai tu, io cerco di stare attenta, anche se qui in realtà c'è il coinvolgimento affettivo, perché io Chiara ci siamo conosciute grazie ad una collaborazione mia. Chiara in realtà ancora collabora con diverse radio perché trasmette i suoi notiziari radiofonici, cioè trasmette appunto le notizie via radio, e io invece collaboravo in quel periodo in una radio regionale, quindi ci siamo conosciute lì, grande affetto da subito, perché poi lei è una compagnona, infatti tra i tuoi hobby Chiara c'è spesso quello di fare cene, organizzare le cene a casa con gli amici, sono quelle più le serate più, le belle. Più belle, ma non solo. Non solo, perché spesso si va fuori a mangiare la pizza e poi a cantare al karaoke. E poi a cantare al karaoke, è vero, è passato un po' di tempo ormai, anche perché poi mi sono trasferita. La canzone di Chiara proprio era lei, Madonna, con La Isla Bonita. Sapevamo che non poteva finire la serata
se questa canzone non ti era consentito cantarla, giusto? Cantarla e ballarla. E dai. Ballarla, sì, perché. No, si presta. Sì, sì, ha un bel ritmo. Poi, insomma, Madonna è sicuramente la rockstar più famosa, si può dire. Sì, quella che ha venduto. Per quante Lady Gaga ci possano essere, però, Madonna. Che Madonna. Ma via, Madonna e Madonna. Madonna ha venduto un sacco di dischi. Dischi, sì, ai tempi erano dischi. Sì, adesso sono CD. Quindi, adesso la stiamo modellando. Cosa succede? Modelliamo. Stiamo modellando il polpettone nel nostro canovaccio. Dobbiamo dare la forma un po' di un salame, toh. Sì, di una polpetta lunga, allungata. Sì. Cari amici, quindi stiamo preparando il polpettone di tonno, preparato sempre da Chiara. Chiara, come va? Quindi, come lo benissimo, senti? Benissimo, la consistenza c'è. Cioè, la forma anche, importante. Sì. Quindi, cosa abbiamo fatto finora? Abbiamo amalgamato i nostri ingredienti, quindi il pane grattugiato, un po' di formaggio, un po' di prezzemolo, il latte, un pizzico di noce moscata, sì, un pizzico di sale e il tonno all'olio d'oliva. Adesso, dopo aver amalgamato il tutto e dato la forma al nostro polpettone, cosa facciamo? Lo avvolgiamo nel nostro canovaccio. Bene. Per okay. Bene. E ne ricaveremo, come dicevo prima, un caramellone. Oh, benissimo. Guardate, quindi avvolgetelo nel vostro telo. Poi il telo lavato a 60 gradi, sì, mi raccomando. Bianco, buttato in lavatrice con bicarbonato possibilmente. Sì, allora adesso ho bisogno di una mano. Sì. Prendiamo il nostro spago per alimenti. Facciamo la nostra caramellina. E appunto, prima vi abbiamo svelato in realtà la nostra amicizia, dove è nata e quali erano i momenti anche goliardici, le nostre serate, quindi il karaoke, e dopo una bella giornata di lavoro intenso per entrambe e di attività anche radiofonica, perché no, che in realtà poi per te era un passatempo all'inizio, nel periodo in cui sì, lo facevo anch'io. Sì, perché insegnavo e quindi passavo, ecco, diciamo, sì, i miei pomeriggi in radio, quindi ad imparare, cioè, quello che poi è diventato un mestiere. Vedi, mai niente per niente, fate, cadrete sempre in piedi, perché in realtà poi Chiara, come già abbiamo detto ieri, ha insegnato per diverso tempo, in totale precariato però, sì. Quindi ieri infatti mi sono commossa con la cipolla nel momento in cui abbiamo trattato la tematica della precarietà che, ahimè, incombe soprattutto in questo territorio, per cui poi vabbè, le persone intelligenti, dinamiche, quelle sempre attive, non si perdono mai in un bicchiere d'acqua, come si dice, insomma. E cosa succede? Quindi per gioco Chiara dava qualche notizia così in radio, io altrettanto mi occupavo di un programma e saluto, li voglio salutare proprio oggi, mi vengono in mente, e conducevo Choice, un programma dance insieme ai DJ Pablo and Phantom, che saluto, Paolo Guzzo insieme a Lorenzo, tanto lo so che mi state guardando, lo so, presto verrò anche da voi, perché so che siete bravi a cucinare, quindi andremo anche da Paolo e da Lorenzo, assolutamente, e quindi ci siamo ritrovate. Nel frattempo Chiara però decide di fare di una virtù necessità, nel senso che da giornalista radiofonica così sporadica per divertimento è diventata la tua professione. Ho deciso di investire su me stessa. Bene. In questi tempi. Infatti, assolutamente. Quindi sei caduta così in piedi grazie sicuramente alla tua anche voglia di fare, alla tua intraprendenza. E devo essere sincera, anche grazie ad Adriano, perché lui ha creduto in me. Quindi, le figure che hanno questi mariti, vedete, nella vita poi di ognuno, nella coppia, è importante l'altro pezzo, assolutamente. Adesso vi spiegheremo anche Adriano come l'aiuta, perché l'aiuta anche in cucina, lui è sempre attivo così con la sua carta dei vini, ovviamente è una carta figurata. Bene, insomma, ritorniamo qua a sto polpettone, va, se noi ci perdiamo sempre nei nostri discorsi d'amicizia, cosa accadrà adesso? Adesso lo andremo a calare nella nostra acqua bollente per 20 minuti. Bene, la nostra pirofila in Pyrex ci aspetta. Andiamo. Oh, bene, quindi l'acqua è quasi bollente, ci siamo, sì, quasi. Abbiamo alzato un po' la fiamma, adesso lo possiamo già calare nell'acqua bollente e lo lasceremo a bollire per 20 minuti.
Ecco, immaginate appunto le fasi di un tonno, ad esempio, no? Poverino, questo tonno ai tempi era lì a sguazzare nelle sue acque dell'oceano, di qualsiasi mare, non lo so, la provenienza ancora non l'abbiamo studiata di questo tonno. E poi, poverino, a causa di una brutta sorte per lui, ma di un'ottima sorte per noi, si è rituffato di nuovo, ma questa volta in un'acqua completamente diversa, quindi è andato a morire nuovamente in un'acqua bollente questa volta. Bene, bene. E finirà la sua esistenza nei nostri piatti. Assolutamente, nella nostra pancina che sta fremendo, io fremo nell'assaggiare questa pietanza che è squisita, l'ho già mangiata anche quella sera, come secondo... No, come antipasto veramente me l'hai fatto assaggiare? Sì. Come antipasto, la sera delle farfalle con la salsa di carote? Sì, perché l'avevo preparato nella pausa pranzo. Mm-hmm. Infatti, in anticipo. Si mantiene benissimo, infatti lo possiamo dire tranquillamente ai nostri telespettatori, si mantiene bene, quindi possiamo anche consumarlo il giorno dopo. Quindi, come antipasto o come secondo veloce e poi lo accompagneremo noi, vero Chiara, con un'insalatina fresca? Sì. Per renderlo anche più fresco, anche quando si presenta in tavola, perché ha la sua importanza. Guarda un po' qui che cosa vedo, che cosa sono delle calamite sono i nostri magnetini dei viaggi. Ah, che bello, perché vi piace, no, spesso voi viaggiate anche appena possiamo, sì. Con Adriano, bene, che cosa ne pensi tu del fatto di viaggiare? Poi da buona giornalista, anche lui, insomma, è giornalista, quindi siete due curiosi. È un toccasana il viaggio. Posso dire tranquillamente che i soldi meglio spesi sono quelli per i viaggi, perché ti lasciano dei ricordi veramente indelebili, quindi... Ti capisco bene, infatti non mi trovo un euro in tasca proprio perché li ho distribuiti in giro, in lungo e in largo, però e soprattutto anche da un punto di vista, io sai, mi faccio coinvolgere come sai anche dalla gastronomia, dei luoghi, dai prodotti tipici, quindi non c'è veramente supermercato o piccolo rivenditore di prodotti tipici che io non abbia scovato, ovunque mi sia trovata ad andare, assaggiato anche sempre, assolutamente, come assaggio adesso stasera, bene. Questo polpettone. Senti Chiara, invece per quanto riguarda non so, l'attività adesso da giornalista anche ti alterni con gli altri ragazzi, spiegami un po' come funziona questa alternanza che avete con gli altri. Copriamo, diciamo, giornalmente dalle 7 alle 21 con la nostra informazione e quindi c'è chi ha la pazienza di alzarsi al mattino presto e quindi prendere la staffetta all'inizio e partire alle 7 del mattino. Beh, fate a turno, salutiamo gli altri amici. Giorni, certo, giornalisti certo, che certo. Ci stanno guardando. Ringrazio i miei colleghi perché sono fantastici. Chi c'è? Paola. E c'è Fabio, Maria Giovanna e Danilo. Ciao ragazzi, grazie per il lavoro che fate per noi tutti i giorni e dicevamo che anche Adriano in questo, che tuo marito poi ti ha accompagnato nel realizzare poi quello che oggi è la tua attività. Sì. Principale, prevalente, però ricordo che Chiara in realtà è laureata in lettere, per tanti anni ha svolto anche il ruolo di insegnante di scuola secondaria, vero? Scuole medie, sì, secondaria di primo grado. Primo grado, quindi in giro, lungo e largo, per tutti i paesi sperduti della provincia di Cosenza, perché comunque tu sei cosentina? Sì. Cosentina proprio, ma lo sai che questo ancora non lo sapevo, perché in realtà io spostandomi di città in città, quindi ho vissuto tanti anni a Rende, a Cosenza, poi vivendo per diverso tempo a Roma, in realtà non chiedo mai, ma tu di dove sei? Perché essendo già io fuori sede, giustamente, invece tu sei cosentina proprio... Sì. Nata a Cosenza e vissuta da sempre a Rende, che adoro. Bene, 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 bene. Bene, cari amici, vedete il nostro polpettone, l'abbiamo preso, scolato. Tirato via dall'acqua bollente e lasciato raffreddare qualche minuto. Ok, benissimo, quindi abbiamo però circa 20 minuti, sono passati dal... Ok, è rimasto nell'acqua bollente per 20 minuti, tirato fuori e lasciato raffreddare. Sì. Per tempi ovviamente televisivi, come ormai sapete, noi ce l'abbiamo già bello pronto e raffreddato. Adesso cosa succede? Adesso taglieremo i laccetti laterali. Sì. Lo cacceremo fuori e inizieremo a tagliarlo a fette. Bene, allora tu prendi tutto l'occorrente, okay. Chiara, e intanto guarda, se vuoi ti puoi portare anche questa. Ah, sì. Sì, così prepariamo qui anche una guarnizione. La nostra Chiara lo servirà con una maionese, quindi una salsa preparata, anche molto, molto veloce, se volete puoi farla voi.
potete rintracciare gli ingredienti, servirà ecco albume, aceto, ma per la maionese un altro giorno andremo in casa di qualche mia amichetta, ce la faremo preparare lì proprio. Andiamo? Sì. Quindi sì. Tagliamo. Ecco, due tagli quasi netti. Intanto sposto, lo metteremo qui poi, Chiara, vero? Sì, sì. Ok, in quello che ieri era il mio specchio, oggi accoglierà, ieri ha accolto le farfalle con la crema di carote, oggi invece accoglierà il nostro polpettone di tonno. E uno, e due, e tre, eccolo qui. Bello. Ok. Proprio, sì, sì, è vero, si presenta proprio come un bel salsicciotto. Dai a me. Grazie. Mettiamo in una di queste scodelle, ecco qua. Nel frattempo però potremmo tagliuzzare la nostra insalata e predisporla nel piatto di portata. Bene, allora io ti posso aiutare in qualche modo? Certo. Vi ricordiamo che stiamo preparando il polpettone al tonno, anche ieri a casa di Chiara, oggi è l'ultima puntata con te, mi dispiace. Però tornate a trovarmi. Sì. Verremo, tu prepara le tue ricette facili, io verrò ad assaggiarle prima in una delle mie giornate tipo nel Cosentino. Vi ricordo che l'amicizia tra me e Chiara risale a qualche anno fa, quando io vivevo a Rende, precisamente comunque a Cosenza, per diversi anni, tra questi ho annoverato anche lei nella mia cerchia ristretta di amici, ristretta perché ovviamente non è che si può dire che siamo tutti quanti amici, almeno con quelli... Con quelli con cui ho mangiato sono, è vero. Sono sempre quelli, insomma, tra questi c'è anche Chiara. Grazie, sono davvero lusingata. Ecco, lusingata o no? Sì, ci rinfreschiamo, vedete? La nostra insalatina iceberg. L'iceberg che ci sta proprio bene con questo polpettone, anche pomodorini, a parte che poi fanno anche colore. Quindi il colore, sapete bene, nelle nostre varianti di ricette non manca mai. Vi ricordo, cari amici, che questa ricetta, come tutte le altre, potrete visualizzarle sul nostro sito www.casatua.tv. Lì troverete il polpettone al tonno e tutte le altre preparazioni che avete visto alternarsi a casa delle mie amiche in questi giorni, nei giorni passati. Tante ancora ne vedrete, rimanete sempre con noi ogni giorno perché ne vedrete delle belle. Senti Chiara, invece per quanto riguarda, ecco, il rapporto che hai anche con Adriano in cucina, qual è il piatto che spesso lui ti richiede? Le carni, lui ama molto la carne, quindi carne rossa, carne bianca. Secondo e contorno? Sì, 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 ecco, è quello che diciamo, e mi riesce anche meglio, dai. No, meglio, assolutamente, quelle farfalle ieri erano strepitose, proprio buone, però preferite mangiare secondi e contorni. E contorni. Si mantengono leggeri, certamente, perché è anche importante. Chiara, dicevamo diverse volte, è una donna impegnata, sposata con Adriano, più o meno da quanti anni? Sei, quindi vi siete sposati nel 2005. Dal 2005. Dopo soli 11 mesi di fidanzamento. 11 mesi di fidanzamento? Sì. Hai avuto il coraggio di sposarlo subito? Io ho detto di sì. Hai detto di sì? All'altare, no, sì. Voglio sapere allora come si può così convolare subito a nozze, cioè come ha fatto breccia nel tuo cuore Adriano? Con, ci penso io a questo, con semplicità, con pazienza, sì. con amore. Con pazienza, sì, sì, con pazienza. Perché con le donne ci vuole pazienza. Sì, beh, ma anche con gli uomini ci vuole pazienza, sì. Lasciamelo dire. Sì, però noi posso donne dire siamo un po' complicate, dai. Complicate, sì, spesso etere, molto etere, sfuggiamo, così va bene? Sì. Siamo sfuggenti. Ecco, ma perché io me lo ricordo, quel giorno che l'ho mangiata erano circa così, non vorrei sbagliarmi, sì. Ecco. Un centimetro e mezzo. Sì, aspetta un attimino questo... Posso? Subito? Assaggia. Che te ne sembra? Ottimo. Senti, come la condiamo questa insalata? Lì vedo una bottiglia stupenda. Fatta dalla mia mamma. Ma guardate quanto è bella, scusatemi, eh. Come si chiama la tua mamma? Io non la conosco. Rosina, brava, bravissima. Si diletta col decoupage, ecco. Sa cucire molto bene. Sì, dedicata al nostro olio extravergine d'oliva, nelle nostre cucine non manca mai, anche oggi, vedete, assoluto protagonista, perché poi il sapore del nostro olio è assolutamente inconfondibile.
In generale abbiamo tanti buoni oli in Italia, anche nelle regioni come la Puglia, ma l'Umbria, sono sapori diversi perché il microclima è assolutamente diverso, ma ogni olio ha la sua caratteristica. Noi, il nostro veramente, ci piace. Questa invece cosa serve? La maionese poi per arricchire di sapore il nostro piatto. E allora, maionese o altrimenti una variante? Cosa possiamo accompagnare? Anche del formaggio fuso fresco. Okay. Sempre yogurt, sì, speziato. Ok, guardate queste fette di tonno, guardate come sono belle, il nostro polpettone è rappreso, guarda come si presenta, non si sbriciola, hai proprio mixato le dosi giuste. E a proposito di dosi, io vi voglio dare le dosi di questa ricetta. Per il polpettone al tonno preparato da Chiara ci occorrono circa 200 grammi di pan grattato. Abbiamo messo due uova, un po' di latte. Il tonno all'olio di oliva, due scatolette per circa 200 grammi di pan grattato, un pizzico di sale, un po' di noce moscata, e un po' di prezzemolo e un cucchiaio di formaggio grano o parmigiano. Oh, benissimo! Allora, guardate qui, ve lo voglio mettere proprio a favore di telecamera, cari amici. Io ci metterei un po' di questo olio, guarda, mi viene proprio di fare in questo modo, non lo so, perché light sì, ma fino a un certo punto. Che retrogusto eccezionale. Nel cosentino l'olio è anche molto molto particolare, devo dire, buono. Sì, abbiamo degli alberi di olivo ottimi. Proprio buono. Allora, intanto, come la serviamo? La mettiamo direttamente dal contenitore? Vai. Facciamo finta di essere a casa tua, Chiara. Ecco, guarda un po'. Ecco qua. A me quella con l'olio, io lo voglio assaggiare solo con l'olio extravergine d'oliva, guarda. La maionese oggi la lasciamo un po' da parte. Bene, cari amici, vedete, oggi a casa di Chiara abbiamo visto il polpettone, la preparazione del polpettone al tonno, ieri, delle buonissime, squisite farfalle con crema di carote. Chiara, grazie intanto per aver così rappresentato anche agli amici a casa che ci stanno guardando le tue deliziose ricette facili, però allo stesso tempo ricche di nutrienti, perché oggi si richiede, ecco, un'iperattività. E allora, ieri con le carote, beta carotene, quindi proteggiamo la pelle, combattiamo i radicali liberi, vitamine, invecchiamento cellulare e quant'altro. Oggi con il tonno per una carica di omega 3. E cosa ti devo dire io? Adesso assaggio. Tu nel frattempo, non lo so, puoi dare un notiziario così live dell'evento di a casa tua nella tua cucina. Dai, vediamo. No, Anna, no, ti prego, non chiedermi questo, anche perché io mi trovo meglio a nascondermi dietro il mio microfono. Va veramente. Bene, allora ti lascio ti perdono proprio perché tu sei stata troppo carina, amorevole con noi, anche con gli amici da casa, a preparare queste due ricette eccezionali. Quindi vabbè, ti lascio andare, il notiziario lo facciamo poi via radio, ok? Mentre tu finisci di gustare il mio polpettone, volevo ringraziare tutti i telespettatori che sono stati in nostra compagnia. E che dire, tornate a trovarmi. Avete visto? L'ha fatto proprio come se fosse una notizia fresca. È una giornalista, non c'è niente da fare. Ok, approfitto per salutare quel giornalista di tuo marito, anche Adriano. Adriano, grazie per averci accolto qui con le telecamere di a casa tua. E ringrazio tutti quanti voi che come sempre siete puntuali qui ogni giorno, sempre ovviamente a casa tua.